Magnus, e ritorniamo sempre qui su Black Myth Wukong. Ci tornerò alle sfide perché secondo me se riusciamo a essere un pochettino più forti, forse lo battiamo. Per adesso andiamo avanti. Vediamo di capire dove ca. Quando dobbiamo andare? Qua si sarebbe un po' di entrare. Sono mancato, no? Però questo già l'ho battuto, dai, dai, no, no, no. L'abbiamo già battuto, dai. Faccio anche queste cose. Possiamo fare sempre queste sceneggiate. Andiamo? Basta, basta. Abbiamo battuto. E poi perdiamo. Ah, non mi sono beccato quello, eh. Le cose serie non ce le facciamo più. Allora, di qua. Non mi pare di aver perso niente, eh. Hold your monkeys. Let me fix you up a little. Yeah. Parte la catena. Ah, welcome, good sirs. The feast is all set. Please come in and be our guests. Argentito. Ci possiamo pensare che ci abbiamo a sta. Ecco, come combattiamo questa? Che sta cosa pesa? My gentlemen, you're fashionably late. Is your lady not joining us again this time? Our lady prefers not to be seen in the lower realm, but she's been thinking of you all and sent this small token. She hopes your lady will recover soon and pay her visit up there. Oh, it's a pity she didn't come. Or she would certainly enjoy a splendid show we've prepared for her. But now, the gift's gone and blood's been shed. I say, you two should take the fall. We're just servants, madam. What's the jest? Zhu Ba Jie. I know you find your look embarrassing, but why hide from my mother with another pig face? Rude girl. Don't you know I'm a pious Buddhist? Give me your mother's name, and I'll check my list. You heartless ass. After you ruined her house and her reputation, you're telling me you don't remember her. Reputation? Yao Guai's care about reputation. All she cared about was lust. Now I know, you're one of her spiderlings, aren't you? Well, well. Your rudeness is forgiven. Show some respect. Maybe I'll kindly pay your mother a visit. Visit or not, I'm afraid that is not your call. La seconda sorella. Ora, mi piacevi più prima. Here,
sotto di più prima. Ottimo, ottimo, che pure, Ma no. Sai perché? Noi abbiamo tutta la possibilità di partire benino. E facciamo le due di merda tutta la... E madonna! Vai! Anche questa si dà sturma! Sicuramente si dà sturma, Nessuno ci crede che rimane così, Veloce! No, se facevo quel colpo... Ora... Vai, ti trasformi, lo sappiamo tutti quanti che ti trasformi, se diventi un altro sgorbio. Human skin can't change your gross nature! Yeah, sure. We are so low compared to you, a glorious admiral of the court. And the last monkey still fresh in his grave. And here you are, another monkey's sidekick. Cut your bullshit! Get your mother to beg for mercy, and maybe I'll spare your foolish life! Truth is, the thing you seek is right here in the hollow. Flee now if you're too scared to come in. Scared, my hoof! I'll destroy this rotten hole right now! Let's see where else you'd build your lair! Che fa, se ne va da solo? Vabbè, comunque se n'è andato, a noi va bene lo stesso. Mamma mia, due scintille, tre scintille, ma quando è che non beccavamo le scintille? Altro poco me ne ero completamente dimenticato, le scintille. Allora, voglio vedere se qua... c'è qualcosa. Poi ci occupiamo anche delle scintille, eventualmente. No, non sta niente, ragazzi. Questo è bello, però, Metto questo, dai. Sembra interessante. Abbiamo detto scintille. Vediamo se qua. Alice ormai io la utilizzo veramente tantissimo, chiaramente. Infatti l'ho tutta fatta, pare. Ma niente. Direi di farci anche questo. Questo cosa fa? 3 su 2, un po' eccessivo. Ogni volta aumenta leggermente la velocità di recupero della potenza. Ok. Ogni volta riduce leggermente il declino della potenza quando in forma mutata. Ogni volta aumenta leggermente la salute massima quando in forma mutata. Vabbè. Timo, c'ho qualcosa qua, scusate. Ci abbiamo niente. Non mi piace sta luce. E non si vede niente. È anche figa, però. Che era che questi colori vado in difficoltà. Ma secondo voi era un boss facile? Strano che l'abbiamo abbattuto così. Tanta scioltezza, cioè, primo tentativo, ma poi soprattutto con tutta questa energia. Ma ho dei dubbi, dei grossi dubbi. Ma dove è andato l'amico Fritz?
questo. E ci su. Ma che stava fatto? Ma che sono morto? Dovevamo buttarci giù. La tela del ragno. Non avevo capito che ci stavamo buttando giù, vi dico la verità. Ma lui dov'è? L'ha già mangiato. Comunque nei movimenti è bellissimo, proprio la scimmia fatta proprio bene anche nei movimenti. Questo è un gioco veramente curato, tantissimi particolari proprio. Ma la metti dietro però. Io mo perché ho guardato e ho visto, però mo se mi applicavo. La cosa che mi dispiace è che in queste cose si becca, però gancio da cintura, oggetti unici. Qua, aumenta discretamente resistenza al veleno. Perché ce la vuole mettere? Qua colpisci. Questo aumenta discretamente la probabilità di colpo critico. E ho un po' paura che colpisci il nemico con quantità sufficiente di... Vabbè, no, era questo. Evidentemente ci può servire, eh? Se ce l'hanno dato vuol dire che ci attaccheranno col veleno a raffica. Ok, vediamo se possiamo migliorare. Non credo proprio, perché forgiare, madonna, non mi deve forgiare veramente qualcosa. Che tipo posso forgiare questa? Quindi 80 di attacco e basta. Bastone di titana. Questa fa 76 di proprio colpo critico. Tolgo il colpo critico praticamente. Vabbè, dai, 80 attacco ci può stare. Conferma. Magari siamo fortunati. Sì. 85 di proprio colpo critico. Dai, era 6. Secondo me è meglio. 76. Dai. Armatura niente, penso. No. Vabbè, dai. Arma nuova, ragazzi. Ah, aspetta, io vedo se possiamo preparare qualcosa. Abbiamo creato un po' di cose. Riposato, penso di sì. Ok. Due strade. Tre strade. 60 strade, praticamente. Cioè, vabbè. Allora, vado prima di qua, a destra. Ok, allora non mi piace molto il fatto di partiamo così, cioè nel senso che tipo si va così a destra, di là, da dietro, cioè mo così c'è un vero e proprio ordine. Perché là c'è un ponte. Ok, questa ce la becchiamo. Tra l'altro consigliere pure un cavolo. Troppe strade. Ok, uno è andato. Dove stai? Dove ti sono? Ah,
Canterà. Non vedo niente, non vedo niente. Sì, vabbè. Cazzo. Ok. Lato. Lato. Beh, la vita perché... Da utilizzare la cura per il veleno, eh. Allora, momento che... Ah, buia. Ok, sennò qua non ce ne andiamo più. Ma pure che... Per le ragnatele. Che se c'è capito? Che cos'è? Ok. Qui è praticamente tipo labirinto, eh. Fatto l'impressione come se stessi moto. No! Luce! Ok. Oh? A te tutto buio qua. Ok, anzi direi... No, io... Guarda, ragazzi, capisci? Sì. Ragazzi, la soluzione migliore è tornare indietro, se non ci sto già tornando indietro, eh. Da lì. Aspetta. Occhio. Ho sbagliato, questo lo devo fare anche. Attacco veloce. Ok, avanti. Secondo me ho scelto la strada più stupida in assoluto, eh. Uno perché... Non manco... Sto andando. Vai. E dici, vai. Ok. Ok. Allora di qua. E a questo andiamo. E scendo, vai, perché sennò qua. Ah no. È un casino tremendo. Se me devo fare la strada principale. Sono pentito, dico la verità. Molto pentito. Scendo. Una zona che veramente se non ci fa da capire niente, eh? E c'è la possibilità di fare solo un percorso diverso. Tutto questo, vabbè. Tanto qua ci siamo pure rifugiati. Sarò franco, non tornerò. Allora. Bastardo.
Vai. Ok, così almeno. Aspetta, qua non posso più poi. Ok. Vabbè, dico curiamoci, ma tanto c'era il coso a terra, quindi. Andiamo tranquilli, o almeno apparentemente. Oh, ponte. Quindi da qua. Allora, noi siamo andati a destra. Basta un'altra strada. Andiamo di qua e vediamo che c'è. Mi vedo troppo in forma, mi hai un po' impressionato. Allora, di qua non si può andare, ok. Là si può scendere e qua si sale. Saliamo, dai. Whee! Facciamo pregare perché alcuni sembrano abbastanza veloci. Ma che è? Ma buono, però che c'è qua? Ah, oh, vedi? 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 Tanta roba, tanta roba, tanta. C'è un cazzo, no? Pensavo. Abbiamo trovato bella roba e invece niente. Di qua non ci conviene scendere. Non si vede niente. No, niente. Non si sale. No, di qua si va invece. Occhio, No, qua secondo me già ci siamo andati, No. Non c'è bisogno, qua ci siamo già stati, se noi facciamo il giro dall'altra parte. Quindi penso che sia inutile. Allora, vediamo un po'. Bella questa cosa, a parte che mette anche un fascio di luce, non è niente male. E ci dà una bella mano secondo me, vabbè. Quindi di qua, secondo me se scendo muoio. Ma no? Secondo me sì. Di qua secondo me andiamo a fare il giro la parte in cui siamo già stati. Anche se questi sembrano diversi, Quindi. Ok. Eh no, abbiamo fatto bene, vedi. Ok. Se mi arriviamo a questo andiamo alla grande. Perché quello fa già danno 80. Non lo so se da qua ci possiamo tuffare. Secondo me se ci tuffiamo moriamo. Quindi. No, di qua no. Però si può uscire. Allora, io provo, dai. Tanto non penso che ci fai morire completamente, dai. Un po' di energia c'hai tolto, ma non fa niente, tanto noi. E andiamo dall'altra parte e anche rapidamente prepara che prepari che... andiamo
caricato tutto. Allora, dove di qua. Mica esci. Grande. Vedo un po', meglio, un po' troppo forte. Ci sta una povera porta. Non so manco se sto facendo la strada. So che ce ne stava un altro. No, pensavo fosse tipo una leva, no? Allora, di qua si scende, il che mi fa pensare che di là. Qua e di qua c'era qualcosa da recuperare, eh? Di là, là si continua a scendere, quindi secondo me qua. E c'è pure uno che parla. Non vedo. Ah, Madonna. I heard there's a great treasure hidden within. You seem smart. Why don't you take a chance inside? Sì, vado, aspetta, vedete se qua c'è qualcosa per noi. La fiammetta. Chi incontreremo? Sono le buone e gentili che ci diranno. Vabbè, io ci vado, giuro che ci vado, ho detto che ci vado, ci vado. Vabbè, andiamo. Madonna, ci accompagni. Ma veramente piglio la roba e me ne vado. Non c'è trappola. Raga. Ma veramente. Dai, non ci credo proprio che ci dia tutta sta roba e basta. Mo che esce. Ma dai, sul serio, non c'è niente. Vabbè, qua ci sta volendo qualcosa, ok. Patroschi. Dai. Allora, freghiamoci. Andiamo.
Occhio. Bella. A terra, a terra, a terra. Combattere qua sotto. Ma che ci fa? Ma che grande sta cosa, cioè, dura un sacco, eh. Secondo me ci può aiutare tantissimo nei combattimenti. Vabbè, allora di qua si sale, torniamo indietro. Era quello che dovevamo becchiare. Vabbè, comunque ne valsa tantissimo la pena, perché abbiamo aperto quanti forzi da bene? La marea. Ecco, ci capiterà mai più nella nostra vita una roba del genere. Vado di qua, dai. Là scendeva e mi intriga di più andare di qua, vi dico la verità. Magari sbaglierei, non lo so, però. Questo è già stato, no? Fatto che... Oh cavolo, che è là? Che è là? Mi piace sta zona, non mi piace per niente. Aia. Attenzione. Occhio, occhio, occhio. Io non so ovviamente se qua ci può fare qualcosa di buono. Però stiamo combattendo un po' alla cazzo. Fa una cosa. Ah, dico. Non so se così vado meglio. Vabbè, basta, 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 che sto morendo, basta. Avanti. Quanto riesce a fare, tanto sta pure ferma. Ok, presumo che forse prima da qualche parte. Sarà solamente una pure semplice combinazione che tragitto che riusciremo a fare, no? Dove cavolo sono finito? Non lo so, eh. E... bastardo schifoso. Torna, allora di qua. Luce. Ma
Ho capito che sta con l'imbecille là sopra. Ma siamo già qua. Anzi, mi sto perdendo, eh. Stiamo assolutamente perdendo. Vai. Ok. No, l'ho manchiato. Ok. Oh 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 oh. Chi è che rompe le palle? È incredibile, raga. Dove sta? Ah, sta lassù, no? E chi lo becca lassù? Io non so dove cavolo stiamo andando, eh. Otto. Oh, piccola qua. Ok, ok. Andiamo. È morto, è morto, è morto. C'è qualcosa qua sopra? Chi è che sta ancora rompendo le palle? Dai, ma come fai? Qua? Vi! Ok. Niente di qua. Questo ce lo prendiamo. Credo che ci stia ancora inseguendo qualcuno, eh? È incredibile. E niente. Ok. Altro posto sbloccato. Mamma mia, raga. C'è proprio... Vabbè. Allora, andiamo di qua. Vado. Da parte? Sì. Chi sei? Ah, eccoci. Ah, sì, mi fa un sito per me. Occhio proprio che sto morendo. No, no, no. Porca miseria, stavo vincendo. Avete visto che cavolo ha creato? Tutti i figli. Comunque fa uno schifo, un senso, mi fa un senso tremendo sto boss. Destinalo bene. Senso che fa.
è curato. Aspetta, aspetta, aspetta. Cazzo. Porca. Luce. Bello. Dai, ho abbastanza curato. No. Ok. Meno male. È stata... Allora, spero che faccia qualcosa di sensato, quindi faccio un fanno schifo tremendo. Però mi piacerebbe utilizzarla eventualmente se fosse, e dico se fosse carina. Guaio, guai cento piedi. Che cavolo fa sto spirito? Vediamo un po'. Bello, 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 mi piace, dai. Epico pure, tanto. Sì, vabbè. Avevamo trovato una sorta di scocciatoia praticamente. Ehi. Questi apparentemente non sembrano forti. Magari fatto pratico, non lo so, francamente non sembrano forti. No. Ma a meno che non ne escono 16. Posso? Prendiamoci questo. Occhio, è troppo forte. Una. Porca puttana. E dai, Madonna santa. Devo fregarmi. Ok. Morto, no, no, no. Sta sentendo solo male. Ok. Vai. Quando prima eravamo così perché era in coppia, si gioca da solo. Ce la freghiamo tranquillamente, forse. Ok. Avanti. Ma
sta mossa per me. Vai. Sto facendo male. Ok. Allora, non è ma zona molto complicata, però veniamo attaccati ripetutamente. Questo non mi piace. Ma di qua no, è tutto chiuso, quindi di qua possiamo andare. Eccolo qua. Questa che roba è? Pardon? I muri. Non si muove, non si leva. Non capire di prego. No, cazzo. E dove sto, mo? Dove cazzo sto, mo? Dai, madò, che palle tremende. Ma che siamo cauti, dove sto? Ah, ok, sto dove stavo prima. Vabbè. Andiamo. Ok, questo è andato. Penso ce ne siano altri. Veramente erano due, ma evidentemente uno ci ha abbandonato. Ok, questo ce lo recuperiamo, mi fa piacere. Sinceramente tutta roba che abbiamo preso io. Pensavo che almeno una cosa la potremmo pure forgiare, no? Non lo so. Vediamo un pochettino se è così. Pazienza, ci dovremo rassegnare. Eh sì ragazzi, mi sa che ci rassegniamo. Ci vediamo al prossimo video. Bye.